Buon pomeriggio amici di Gossip Marina, ben ritrovati anche in questo giovedì. Siamo prontissime per raccontarvi tutto ciò che è successo, un sacco di intrecci sentimentali, storie che sono arrivate già al capolinea, ma sarà il periodo evidentemente. Abbiamo detto con l'inizio del Covid e il suo prosieguo, molte storie erano nate, molte si erano anche velocizzate, con un piccolissimo ritorno alla normalità evidentemente. Già qualcosa si sta rompendo, tutti i meccanismi, così come le storie d'amore più belle, ma che evidentemente nascondevano qualcosa. Prima di tutto, però, al mio fianco, come sempre, immancabile, non potrei farne a meno, Elvira Vigliano. Ciao Alessia, ben Una ritrovata. bellissima salopetta Una oggi, devo bellissima dire. salopette. Siamo di bianco vestita e di viola vestita. Esatto. Oggi sì, spazio un po' ai colori, possiamo di qualche colore È una diverso. giornata uggiosa, quindi almeno diamo colore in questo modo. Ahimè, sì, una giornata uggiosa all'ennesima, ma non per quanto riguarda i nostri argomenti, perché c'è sempre qualcosa di cui parlare nel mondo del gossip, le evoluzioni sono sempre all'ordine del giorno. In realtà, mentre stavamo producendo la nostra scaletta, ci siamo rese conto che c'è un argomento che va ampiamente sviluppato e che in realtà appartiene anche a numerose sottocategorie. Parliamo infatti del noto talent di Queen Mary, ma per una volta possiamo dire, accantoniamo un attimo le dinamiche del talento dei partecipanti, anche perché ne abbiamo già parlato ieri, e riprendiamo proprio le dinamiche sentimentali, perché ce ne sono veramente tantissime e tutte particolarmente intrecciate. Quindi effettivamente si vanno un po' a intrecciare anche i programmi di Queen Mary, dal talent si passa poi a uomini e donne e Sì, così sì. via. Ci manca solo Gemma, giudice ad Sì, amici, abbiamo terminato il quadro. penso che sia breve anche perché durante le registrazioni non fa altro che dire che il sabato sera lei resta a casa perché è una serata importante Vedi? visto che c'è il talent, quindi è probabile che la ritroveremo. È molto probabile, è anche molto probabile che le storie che sono nate proprio nel talent di Queen Mary possano avere un epilogo alquanto particolare. Infatti partiamo da una notizia piuttosto nuova, infatti si è visto proprio ospite in videochiamata, quindi videocollegamento, Todaro, Raimondo Todaro, un ex ballerino che faceva anche parte un po' della scuderia di Queen Mary, noto per un altro talent, per altre partecipazioni, grande amico della famiglia di amici, perché proprio tramite amici conobbe in passato la sua compagna, che poi è diventata ex compagna, ossia Francesca Tocca, che è una ballerina professionista appunto del talent di Queen Mary. Poi ovviamente si sono lasciati, anche Raimondo Todaro non è stato più invitato per motivi ovviamente ovvi nei programmi di Queen Mary. E c'è stato però questo riavvicinamento, c'è stata questo nuovo invito. C'è da fare però una piccola premessa che non ho detto. Poiché si può pensare, si sono lasciati, capita. E no, perché c'è una motivazione alquanto valida su perché si siano lasciati in passato, perché proprio nel noto talent di Maria De Filippi, Francesca ha conosciuto un ballerino che allora, l'anno scorso se non erro, partecipava proprio alla gara Valentin e si sono innamorati. Lei aveva sostenuto che comunque la sua storia d'amore con Todaro fosse già finita. Ma in realtà in molti, forse anche lo stesso Todaro, non ne sono particolarmente convinti. Diciamo che siamo anche abituati a questa dinamica perché l'abbiamo vissuta con Emma e insomma Stefano De Martino, quindi insomma ce ne sono di ogni. Fatto sta che insomma Francesca Tocca oggi è una delle professioniste del gruppo dei Molto brava ballerini poi. ed è anche molto bella, molto sensuale, quindi attira su di sé gli occhi anche di Rudy Zerbi che ogni sabato insomma lascia dei commenti che sono abbastanza piccanti. Fatto sta che queste storie possono nascere anche perché l'abbiamo già detto, stando tante ore insieme, provando anche insieme, insomma al di là dell'attrazione fisica poi si arriva ad un livello un pochino più alto, ci si confida e proprio perché forse c'erano delle mancanze nel rapporto precedente, Francesca si è innamorata di quest'altro ragazzo.
Raimondo Todaro invece sembra un pochino colpito da questa situazione, anche perché insomma i risvolti sono stati negativi poi per lui, perché ha cambiato totalmente azienda spostandosi sulla Rai, quindi le conseguenze non sono state molto positive. Eh sì, infatti assolutamente, anche perché ovviamente scelte di cuore ma anche professionali, ed è vero, una storia che era nata anche in maniera un po' clandestina, quella tra Valentin e la stessa Francesca, tant'è vero che lei ovviamente era una ballerina, quindi faceva parte tra virgolette degli insegnanti, lui comunque un alunno. Poi c'era tutta questa situazione familiare e ricordo all'epoca, lo scorso anno, che lui fu anche squalificato, sì, proprio per tutte queste dinamiche, anche dopo dei comportamenti abbastanza sopra le righe dalla stessa Maria De Filippi, proprio per questo caos che era stato poi creato. Sì, diciamo che non si ricorda, è un po' versione Balotelli, perché è un tipo un po' particolare, anche molto fumantino. E non le mandava a dire, quindi in un programma televisivo bisogna stare anche attenti a quello che si dice e come lo si dice. E fingeva di non conoscere bene la lingua, ma in realtà le parolacce le conosceva tutte, e anche le dinamiche televisive, devo dire che si è subito abituato. Fatto sta che insomma, al di là poi di questi problemi caratteriali, era un grande ed è un grande professionista, quindi insomma lo studio e le capacità grazie a Queen Mary vengono fuori e vengono poi anche premiate. Un amore clandestino sì, però pare che insomma la storia vada a gonfie vele, ed è passato anche un bel po' di tempo rispetto insomma a quanto Raimondo Todaro dice. Quindi pensi che non ci sia un riavvicinamento con Todaro? No, cosa? Non credo. Forse è solo riuscito ad andare oltre, a voltare pagine, e quindi è riuscito poi a essere anche invitato ed ospite nella stessa trasmissione, seppur a distanza, quindi occhio non vede, cuore non duole. Sì, anche perché dipende poi da che tipo di sentimento c'è stato. Considera che si tratta di dinamiche diverse da quelle che noi viviamo, quindi lì sono sotto pressione, sono molto più vulnerabili, quindi è facile cadere nel tranello e soprattutto trascorrere poi tante ore insieme è sia un bene che un male, perché certo, quando ci si frequenta è bellissimo, ma quando poi si sta insieme non ci si sopporta, quindi c'è anche da mettere in conto questo. Raimondo Todaro sembra colpito proprio nel suo io, perché parlando di Francesca Tocca, insomma la vediamo tutt'oggi, è una donna che fa invidia a molte. Quindi anche lui, però devo dire la verità, sì, anche lui. A me piace molto, poi classico bravo ragazzo, infatti mi piaceva molto come coppia, però ovviamente succede, come ho detto ieri al mio amico, succede alle coppie insieme dopo 50 anni di matrimonio, quindi può accadere ovviamente anche alle coppie più giovani dopo qualche anno di matrimonio, ma speriamo ovviamente ci possa essere un riavvicinamento. Parlando ancora di intrecci nel noto talent di Queen Mary, tiene ancora banco l'inciuccio un po' del periodo, ossia la probabile storia, probabile simpatia, flirt, relazione, un po' come la vogliamo chiamare, eventuale, perché ancora non è stata confermata, anche se ci sono molti indizi, tra Martina, altra ballerina di Amici, nella classe di Amici di quest'anno che è stata poi eliminata, e Stefano De Martino. Sì. E anche qui ci sono un po' di indizi, prima di tutto lei non tocca assolutamente l'argomento, anche in una diretta social di questa settimana, a domanda dei fan lei ha fatto finta di non capire, sì, ha girato un po' la risposta che poi effettivamente non ha dato, l'ha glissata. Poi in realtà i due si seguono sui social, che è la cosa ormai segnale identificativo, e lei cerca sempre di aggirare l'argomento, nel senso anche quando ha fatto dei ringraziamenti al termine della sua avventura ad Amici, ha ringraziato tutti, anche gli altri giudici, tranne De Martino. Sì, e credo che questo sia dovuto al fatto che lei si era legata ad H7. Perché insomma abbiamo vissuto questo amore tra baci, carezze e paure anche di lasciarsi quando H7 stava per uscire. Certo. E poi in realtà quando Martina è uscita H7 era in disparte. Quindi non si è capito che cosa è successo. Sì, c'è stato infatti un pezzo mancante e i fan si sono un po' straniti anche di questo, perché hanno detto comunque abbiamo visto sempre anche i litigi di tutte le coppie di Amici.
Invece manca proprio un tassello, come se avessero detto qualcosa litigando che non può essere trasmesso. Che non può essere trasmesso, e credo che forse questa cosa sia legata proprio a questa probabile attrazione di Martina nei confronti di Stefano De Martino, che credo sia reciproca, perché insomma quando Martina ballava, perché adesso è uscita, insomma Stefano era molto partecipe alle performance. E credo che insomma, rispetto alle puntate precedenti in cui si vedeva proprio la sofferenza di H7 nel pensiero di poter lasciare la scuola e di non rivedere Martina, poi è successo qualcosa che noi non sappiamo e che non è stato poi portato alla luce, ma i due si sono lasciati e non si sono neppure salutati, e lei adesso parla di affetto nei confronti di H7. Su De Martino, come hai detto tu, glissa, quindi c'è qualcosa che non va, e probabilmente credo che sia dovuto anche al fatto che, essendo molto piccola, non vuole in televisione passare per una ragazza facile che cambia insomma alla Belen. Uomini, anche se da H7 a Stefano De Martino c'è un bel salto in avanti, diciamo, quindi come darle torto, insomma, e beh, cioè senza ovviamente offendere H7, però... Però ci sta, insomma, penso che ognuno di noi, guardando Stefano De Martino, non pensa a cosa c'è intorno, perché insomma è una bellezza oggettiva, un po' rifatta, perché lo sappiamo che si è un po' aggiustato, però insomma si è aggiustato in meglio rispetto certo. ad altre persone che hanno esagerato, quindi chissà, chissà. Chissà, vedremo anche qui cosa potrà accadere. Terzo inciucio dal noto talent di Maria De Filippi, e questo è quello che forse mi ha sconvolto di più, è quello che riguarda Rosa e Daddy. C'è da dire che a volte alcune ballerine, soprattutto prese anche un po' di mira nel talent di Maria De Filippi, hanno avuto poi successo proprio per parlare di come hanno affrontato la Celentano, le critiche sul collo del piede, sì. e così via. Però sinceramente Rosa, che non spicca per talento e bravura, sicuramente è una bellissima ragazza, ma era lì per ballare, persino ospite a Verissimo, sì. e comunque le è stata riservata poi una grande fetta del programma, che comunque è un programma importante in collegamento poi con Arise e così via, per spiegare alcune dinamiche, mi sa tanto che la vogliono lanciare un po' nel mondo dello spettacolo. Sì, è come se stessero dando ragione alla Celentano, che ha un bel viso, però poi sì. oltre quello niente più. E a me quello che dispiace è che lei sta cavalcando quest'onda, però non pensa al fatto delle conseguenze che questo può avere, perché sì, la preparazione... per ballare, per studiare, deve esserci. Però è come se stesse cercando di sviare il discorso e di trovare una strada alternativa per diventare famosa. Insomma, c'è stato proprio un cambio repentino. Anche l'atteggiamento che aveva nella scuola è totalmente cambiato una volta uscito. La vedevo molto più presa dal ballo, anche se c'era Daddy, insomma, molto più presa dal ballo piuttosto che dalle telecamere, dalle dinamiche televisive. Una volta che è uscita, forse si è resa conto di poter diventare una celebrità, e quindi ha cavalcato quest'onda, sta cavalcando quest'onda, accantonando il ballo. Sicuramente lei è poco presa rispetto al suo percorso artistico dal ballo, ma molto da Daddy. Sì. Infatti si è dichiarata molto innamorata, non si è accorta subito di questo sentimento, ma è qualcosa di molto forte. Infatti ha parlato costantemente di lui in questa intervista, non vede l'ora di riabbracciarlo. Ha parlato anche di una sorta di gelosia da parte di Arisa, che poi le ha detto: non ti preoccupare, lo controlleremo noi, quindi puoi stare tranquilla. Chissà, però questi amori nati appunto nei talent, nei reality, alcune volte vanno avanti, come abbiamo visto anche nell'ultimo periodo, almeno per il momento. Le varie storie d'amore, anche reduci dal Grande Fratello, resistono. Però chissà, anche perché sono molto giovani, quindi è tutto un punto interrogativo. Ti devo dire che io su Rosa non ci ho scommesso molto per questo sentimento, perché nella casetta, insomma, l'ho vista molto distaccata da Daddy. Daddy, insomma, si sta struggendo per lei, e ogni puntata non fa altro che, insomma, che fare rimandi anche a Rosa stessa. Dice ad esempio sono 3 settimane che non la bacio, quindi questa canzone la dedico a lei. Invece lei, piuttosto che dimostrare insomma il suo sentimento in altro modo, va ospite in trasmissione e parla di questo sentimento,
che credo, insomma, in lei non sia poi così forte, almeno è una mia sensazione, da quello che ho visto, da quello che ho percepito. Ma sì, lei poi ha anche un carattere molto particolare, sì, da quello che si è potuto anche vincere, sicuramente è lui quello che esprime di più i suoi sentimenti. E la notizia che mi ha sconvolto, cara Elvira, è che proprio cavalcando l'onda di questo rapporto sentimentale sembra che possano essere tra le coppie prescelte per la prossima edizione di Temptation Island. E qui rido tanto internamente. E qui silenzio proprio, perché insomma il commento che vorrei fare non lo posso fare perché siamo in fascia protetta, però insomma credo che questa ospitata non si farà, anche perché, ti ripeto, per come vedo Daddy, molto insomma riservato e punta soprattutto alla carriera nell'ambito artistico, credo che questa cosa vada un po' contro i suoi ideali, a differenza invece di Rosa che, ripeto, insomma sta cavalcando l'onda. Sì, quindi lo farebbe subito secondo me lei. Lui invece lo vedo un po' più restio. Sai che drammi poi, cioè, se hanno passato, non so, 10 ore a piangere per l'eliminazione, sì, ad Amici, immaginiamoci un mese lontani con le tentatrici, i tentatori. Sì, ma a prescindere, insomma, non credo che questa cosa sia plausibile, anche perché staranno insieme da qualche mese, quindi sì, non è che si tratta di che durino poi fino all'estate, insomma non è che è un rapporto decennale, quindi infatti dobbiamo ravvivare il rapporto. Però potrebbe attirare, potrebbe essere una scelta di marketing, sì, diciamo giusta, perché potrebbe attirare comunque la fascia di più giovani che non vedono l'ora di vedere questa coppia, un po' come fatto anche con le coppie che sono uscite da Uomini e Donne, quindi magari attingere da lì per ampliare il bacino d'utenza. Però sai, essendo anche così piccoli, mi aspetto che puntino un pochino più, certo, sul contenuto piuttosto, sì, che insomma sul sentimento, perché il sentimento è vacuo, almeno questa è la mia idea, quindi oggi può esserci, domani no, quindi si può dare anche un cattivo esempio e questo cattivo esempio si può ripercuotere sulla carriera, quindi bisogna stare attenti quando si è giovani alle scelte che si fanno. Lo speriamo davvero che non commettano passi falsi. Noi intanto ci fermiamo per un briciolo di pubblicità e ritorniamo a Gossip Mania tra poco. Una lente di ingrandimento sull'Italia e sulla Campania. Un occhio attento su tutto ciò che avviene in città. Benvenuti su Notis, quotidiano online di informazione nazionale e regionale. Focus sulla cronaca, politica, attualità, cultura, spettacoli e sport. H24. Ci puoi trovare su www.notix.it e sulle nostre pagine social con i canali dedicati su Facebook, Instagram e YouTube. Tutta l'informazione nazionale e regionale solo su notix.it. Ben ritrovati amici di Gossip Mania, eccoci qui, abbiamo dedicato la nostra prima parte a tutti gli intrecci dedicati ai protagonisti, non solo professori ma anche giudici, anche alunni della classe di Amici. Ora voltiamo pagina, poiché ieri abbiamo parlato dell'amore o sì, non amore, ancora si deve capire, perché anche lì ci sono aggiornamenti H24 tra Gian e Diletta, perché in realtà qua facciamo giusto una postilla, perché poi aspettiamo nuovi aggiornamenti e vi riaggiorneremo, scusate il gioco di parole, nei prossimi giorni. Però è spuntato un post del papà Yaman, che il papà Yaman, papà Yaman, che ugualmente, diciamo, è un molto valido, esatto, esatto, devo dire la verità, è giusto Gian con un po' di capelli bianchi in sì, più, però devo dire tutta un'ottima generazione di maschietti. A parte questo commento un po' trash, anche lui si è schierato dalla parte del figlio, cercando di far intendere che in realtà la relazione sia finita, quindi effettivamente c'è una sovrapposizione di versioni. E soprattutto il papà di Gian non segue più sui social Diletta, bensì segue la bella di Daydreamer. Ah beh, ha incominciato a mettere una, esatto, una, io sono ignorante in questo caso, una sfilza di like. Eh beh, insomma, questa coppia che funziona sul set penso che possa funzionare anche nella vita, perché aia, aia,
Io ci ho sempre sperato, dico la verità, anche perché volente o nolente, grazie a mamma, mi sono appassionata a questa serie TV e devo dire che forse quello che fanno vedere sul set è forse la vera natura di entrambi i protagonisti, perché li vedo molto simili, sebbene siano completamente diversi anche nell'aspetto fisico. Insomma, vediamo un ragazzo burbero, enorme, con una ragazzina che insomma è anche molto, molto dolce. Molto carina anche lei, infatti, devo dire la verità. Molto bella, forse più di Letta Leotta. Sì, più naturale, un genere completamente diverso, insomma. E spero che insomma questa storia possa nascere, anche perché fa sognare un po' tutti. Per quanto riguarda invece queste dichiarazioni false che sono state fatte da Diletta, insomma, credo che lei abbia voluto un pochino nascondere la verità, perché le conviene in questo periodo, anche perché trovare delle giustificazioni a un rapporto che è stato così veloce diventa anche difficile. Probabilmente, insomma, sarebbe stato anche più bello che lei avesse detto: è stato un fuoco di paglia, pensavamo di esserci innamorati, ma in realtà io non provo le stesse cose di Gianna. Esatto, oppure stiamo riflettendo, un periodo di pausa, lui è in Turchia, io sono qui, rifletteremo sul futuro, non lo so, però effettivamente... Sarebbe stata una mossa intelligente, anche perché non si può nascondere tutto. No, anche perché puntualmente ad ogni sua dichiarazione poi arrivano quelle della mamma, quella del padre, e quindi la sparizione di Gianna, che vanno ad avvalorare la tesi opposta. Sì, e poi anche, insomma, quando i genitori prendono le parti dei figli... Vuol dire che sono stati feriti. Vuol dire che i figli sono stati feriti e quindi c'è qualcosa che non va. Povero Gian. Povero Gian, però non era di Gian che volevamo parlare, in realtà. Era giusto una postilla di aggiornamento, perché siamo sempre sul pezzo, quindi vi dobbiamo aggiornare con tutte le news che cambiano da ora in ora praticamente. E, cara Elvira, sembra che un'altra coppia sia scoppiata. Ma chissà chi è, guarda. E qui andiamo in difficoltà, perché già ci stiamo informando sulle tecniche di rimozione di tatuaggi. Eh sì, penso che sia un po' difficile. È un po' difficile anche perché sono parecchi. Parliamo di Nicolò Zaniolo e Chiara Nasti. Ebbene sì. Ma va! C'è stato un allontanamento, non si seguono più sui social, lei ha cancellato tutte le foto che aveva, questa poi è una cosa proprio cancellato, ormai c'è l'archivio, quindi si fa molto in fretta, ha archiviato tutte le foto insieme a Nicolò. E così, come avevamo detto, tempo che finisce il Covid, tempo che lui riprende ad allenarsi, con le prospettive ovviamente verso l'Europeo, il Mondiale del prossimo anno, le varie partite e così via, un attimo di distrazione appena hanno sentito zona gialla, riaperture e così via, è finito l'amore. Ma come mi dispiace, ci avevo puntato tanto su questa coppia e che delusione. Guarda, non c'è molto da dire, nel senso che l'avevamo già detto, e in questo caso, essendo loro anche molto attaccati ai social, hanno esagerato un pochino tanto. Troppo, cioè, lo ripetiamo sempre, se già hanno accorso loro proprio, no. Sono anni luce avanti. Speedy Gonzales gli fa un baffo, anche perché al di là, insomma, delle dinamiche di coppia, che ovviamente possiamo conoscere e non conoscere, perché certo, la verità la conoscono solo loro, ma i tatuaggi, ragazzi, i tatuaggi in coppia, questo è un qualcosa che dobbiamo ricordare per sempre, non si fanno. No, ma soprattutto, cioè, posso capire un simbolo, un cuoricino, una cosa, però il 22 sul braccio, no. Cioè, io mi strapperei il braccio, sinceramente. Poi... Ma anche perché poi bisogna capire se c'è stata qualche altra infatuazione, certo, se il sentimento è finito, se non si sopportano più, perché può anche essere. Solitamente, almeno dalle storie pregresse, è sempre una questione di tradimenti da parte del nostro giovane e rampante calciatore. Diciamo che gli piace conquistare le donne con fiori, con numeri, con tatuaggi. Infatti li abbiamo rimesse tutte in grafica proprio per ricordarvi questa cronostoria. Però diciamo che questo è uno stereotipo del calciatore, l'abbiamo sempre detto, ci sono pochi gli esempi che ci fanno credere che un calciatore possa legarsi effettivamente ad una sola donna, come Totti con Ilary Blasi, certo, insomma. Sono pochi gli esempi,
però insomma si sa, come per i militari, ci sono delle idee che si hanno per determinate fasce, per determinate categorie. Sì, diciamo quelle, ora ovviamente non per generalizzare, però a volte c'è sempre un fondo di verità, però gli ambienti particolarmente maschili, sì, hanno quella tendenza, ma proprio come modo di vivere, come modo di fare, perché ovviamente hanno difficoltà non stando mai a casa, certo, dovendo girare, cambiare città, ad avere comunque una relazione stabile. La, ma certo, non è per puntare, sì, non è per puntare il dito, ma penso che possa capitare a ognuno di noi, l'abbiamo vissuto anche con la pandemia, magari non vedere il proprio compagno o la propria compagna per tanto tempo ti porta a pensare il rapporto, a ripensarlo, e ti fa capire che magari le cose che non vanno sono troppe rispetto a quelle che vanno, quindi ci può stare, non è per generalizzare, però nel caso di Zaniolo insomma anche lui ha corso molto in questo rapporto, il corteggiamento è durato mezza giornata e già stavano insieme a farsi un tatuaggio, quindi è durato come ci aspettavamo. Eh sì, è vero, non ci resta altro ovviamente che attendere nuovi aggiornamenti, vediamo un po' come andrà anche nei prossimi giorni, vi aggiorneremo anche su questo. Ultimissimo argomento, più che altro un flash di giornata di ieri che mi ha fatto sorridere tantissimo, è uscita infatti la nuova linea di smalti, sì, di Fedez, sì. E queste diciamo sono due cose che nella stessa frase può suonare strano, però Fedez già negli ultimi mesi, anche complice la pandemia, si era divertito tantissimo con questi smalti personalizzati e quindi ha deciso di lanciare anche una sua linea personale, fluo particolare, che si vede anche al buio, quindi tutti dei colori particolari, ma soprattutto con un video che è veramente molto molto simpatico nel suo stile, e soprattutto anche in questo caso ha rilanciato e ha invertito tutti i luoghi comuni, tutto ciò che si possa pensare sul beauty, sugli smalti, sulla femminilità, perché infatti è il primo a portare avanti quest'idea che anche l'uomo ovviamente può utilizzare gli smalti, quindi fiorellini, cuoricini, colori e via. Sì, è una moda che diciamo portano avanti anche i ragazzi di Amici, cantanti, sì, insomma, però devo dire che si ricollega anche alla sua idea nei confronti del razzismo in generale, sì, anche nei confronti dell'omosessualità. Della libertà di espressione. Quindi sono concetti che lui, in cui lui crede molto e che sta insegnando anche ai suoi figli, quindi questa cosa è molto importante, ha sottolineato più volte come per lui avere un figlio che possa giocare con le bambole, come nel caso di Leo, non è un qualcosa di tragico, quindi questo voler mostrare un lato diverso da quello che ci aspettiamo da questi artisti proviene sempre dalla casa Ferragnez, dobbiamo dirlo, perché sono i primi a lanciare una moda, i primi a fare beneficenza e i primi a mandare messaggi importanti, quindi questo glielo dobbiamo. È verissimo, non solo Leone gioca con le bambole, ma anche con qualche ospite particolare che ha fatto visita in settimana, infatti tra i tanti supereroi, Capitan America, Batman, Superman, veramente tutti coloro che sono onnipresenti nei pensieri di Leo, ha fatto visita ai Ferragnez, Posamen, sì. Per cavalcare un po' il momento, ovviamente Leo prima un po' scettico, devo dire, sì, la verità, non ci credeva poi, molto, esatto, ci credeva, poi super mega divertito, infatti quando poi è andato via lo cercava per tutta la casa, poiché si sono divertiti insieme con queste pose, ovviamente parliamo di Lillo tra i tormentoni del momento, che sta veramente riscuotendo tantissimo successo poi. Sì, ma anche perché insomma, detto da Leone, Posamen acquista un valore assurdo, e devo dire che gli scatti che sono stati fatti, anche i video che ci hanno permesso di entrare in quel momento particolare, sono stati molto divertenti, e anche la timidezza di Leone si è vista tutta, che poi si è sciolto dopo un po' divertendosi anche lui, quindi è bello vedere il coinvolgimento dei bambini anche con nuovi supereroi, perché siamo abituati insomma agli stessi supereroi, quello invece di Lillo è molto diverso, è molto più umano,
Quindi è un messaggio molto bello, accompagnato poi anche da un bambino, quindi penso che sia molto molto bello. Poi non solo messaggi importanti, come abbiamo detto prima, quelli dei Ferragnez, ma anche più leggeri per passare anche un po' le giornate, queste difficili giornate, per far compagnia a tutti coloro che ovviamente in questo momento non stanno lavorando, sono a casa e l'unico momento di svago può essere anche scorrere le storie sui social piuttosto che vedere un video divertente, quindi ci sta assolutamente. Sì, anche perché insomma in questo periodo bisogna ridere e non ridere sugli altri ma ridere con gli altri, quindi bisogna stare anche attenti ai messaggi che si danno e bisogna anche prendere alla leggera un po' tutte le situazioni, quindi sorridiamo, cerchiamo di divertirci e pensiamo anche all'estate nonostante il pomeriggio uggioso, perché magari con Posamen potremo incontrarci sulla spiaggia. Magari, non vediamo veramente l'ora. Noi intanto siamo in chiusura, grazie mille Elvira. Grazie Alessia. E ci vediamo domani, appuntamento sempre con Gossip Mania, su Teleprima, ore 18:30. Buon pomeriggio.